Amici di Rete 8 Sport, bentornati all'appuntamento con Futsal 8. L'Acque Sapone Unigrossa è campione d'inverno alla fine del girone d'andata del campionato di Serie A 2020-2021 ed è qualificata alle Final Eight di Coppa Italia. Parleremo di tutto questo con un ospite d'eccezione, Rafael Rizzi, Rafinha, difensore della squadra nerazzurra. Benvenuto, Rafa. Grazie mille Orlando, buonasera a tutti. E poi con dei colleghi collegati via Zoom c'è Rocco Coletti del Centro e Luciano Rapa del Messaggero. Buonasera. Buonasera Buonasera a voi. a tutti. E poi c'è anche un amico del futsal, un amico che interviene da Rieti ed è un amico di Rafinha soprattutto. Una voce che abbiamo apprezzato tanto in questi anni, che un po' ci manca, quella di Mattia Esposito. Benvenuto Mattia. Buongiorno, buonasera, grazie per il benvenuto Orlando. In realtà, anzi, come posso dire, mi mancate tanto anche voi, tutto l'ambiente Futsal mi manca veramente tantissimo. Ne parleremo. Intanto andiamo subito a vedere i risultati, la classifica marcatori della Serie A 2020-2021. Si è giocata l'ultima giornata del girone di andata. L'Acque Sapone Unigrossa, abbiamo detto, ha vinto con il Meta Catania ieri al Palarigopiano per 7-3 all'ultima giornata. Poi c'è la vittoria della Sandro Abate Avellino sul campo della Niene. Quella dell'Eboli contro la Color Max Pescara, il pareggio a suon di gol tra Mantova e Petrarca Padova e l'altro pareggio tra Matera e Lido di Ostia. Invece devono ancora essere disputate San Giuseppe Genova e mentre stiamo andando in onda si sta giocando ancora Camedosson Pesaro, una partita di alta classifica tra le due seconde, le due inseguitrici dell'Acque Sapone Unigrossa. La classifica ci fa vedere adesso Dino D'Angelo, eccola qui, vede l'Acque Sapone Unigrossa prima con 31 punti e una gara ancora da recuperare ovviamente, seguita da Dosson e Pesaro a 24, stanno giocando in questo momento, non a 21, c'è un piccolo problema nella classifica, poi la Sandro Abate che invece è a 23 dopo la vittoria di ieri, giù giù si scende fino al Color Max Pescara che ha 8 punti e nella zona salvezza sta lottando la squadra di Palusci, ha perso una piccola posizione col pareggio dell'Ostia ma resta in piena corsa per centrare un altro obiettivo storico e miracoloso per la realtà pescarese. Andiamo a vedere la classifica marcatori che vede ancora già Paviera della Camedosson che continua a dominare con 20 reti, ma lo segue a ruota e non molla il Toro, il pivot dell'Acque Sapone, Guilherme Gaio Ghi con 15 reti. Scendendo vedete che c'è una grossa presenza di maglie nerazzurre, Murilo Ferreira che è salito a quota 11. C'è anche Luca Jan che con il gol segnato al meta va in doppia cifra e passa a 10 reti. Tra poco apparirà anche Luca Jan Battista a 10 reti al pari di Cristian Borruto che conosciamo benissimo del Pesaro. Eccolo qui, Luca Jan Battista a quota 10, chiude la serie delle prime posizioni. Fantesele della Sandro Abate Avellino a quota 9. Allora, cominciamo subito a chiacchierare di quello che è successo nell'ultima partita, ma soprattutto di quello che ha portato l'ultima partita. Rafa, l'Acque Sapone è prima, è campione d'inverno ed è qualificata alle Final Eight. Che bel modo di finire questo 2020. Sì, è un bello modo da finire questo 2020 difficile, no? Però questo era il nostro primo obiettivo stagionale, che era primo qualificarsi per la Finalete, diretto, no? Non fare l'escontro e poi essere campione d'inverno, anche è un premio per noi, per tutto quello che stiamo facendo durante questa prima metà della stagione. Ci vediamo allora i gol della partita contro il Meta e nel frattempo che li vediamo commentiamo anche insieme. Rocco, ieri sera tu hai visto la partita dell'Acque Sapone Unigrossa? Sì, ho visto più che altro il secondo tempo. Il primo tempo un po' spezzettato, ma il secondo l'ho visto. Ho visto una squadra degna regina del campionato di Serie A di calcio a 5. È una squadra tosta, tra l'altro, primo tempo in cui comunque la Meta Catania ha messo
ha cercato di creare difficoltà all'Acqua Sapone, e diciamo che anche la prestazione di ieri sera dà il segno delle potenzialità dell'Acqua Sapone. D'altronde la classifica parla chiaro, si è trasformato come si è comportato come un carro armato che ha asfaltato tutti in questa Serie A. Io ti dico francamente, Orlando, mi aspettavo, ovviamente conoscendo le ambizioni dell'Acqua Sapone, un campionato di vertice, ma non mi aspettavo questo dominio. Io la cosa che volevo chiedere a Rafinha, se anche loro pensavano di poter dominare il campionato così come lo stanno facendo, oppure pensavano di trovare qualche ostacolo in più, comunque maggiore competizione. Allora, io all'inizio non pensavo che partivamo così forti vincendo 8 o 9 partite di fila, perché al di là di tutto siamo una squadra nuova, no? Tanti giocatori nuovi, è rimasto pochi giocatori dell'anno scorso, anche il mister è nuovo nella società, c'è il suo modo di vedere e di pensare futsal, e per questo ci vuole tempo, no? Per abituarsi e per provare a fare il modo suo di calcio 5. Poi la nostra squadra sì è forte, siamo un bel gruppo e penso che questo sta facendo la differenza. Luciano, che impressione ti ha fatto l'ultima Acqua Sapone di questo 2020? Insomma, quella che ieri ha battuto il Catania e che ha conquistato questo risultato, non tanto quello di essere campione d'inverno, ma quello di aver messo al sicuro la qualificazione in Final Eight. Mi ha fatto chiaramente un'ottima impressione, come me l'ha fatta per gran parte di questo girone d'andata, quasi del tutto mandato agli archivi, perché manca ancora un recupero per quanto riguarda l'Acqua e Sapone, e immagino che si possa anche ampliare il gap con le inseguitrici. Sono stato buon profeta in estate a definire la squadra da battere l'Acqua e Sapone, quando tutti parlavano dell'Ital Service Pesaro, perché avevo avuto la netta impressione che era stato allestito un roster fortissimo. Poi con le ultime due gemme, il ritorno di Luca Ian e l'arrivo proprio del tuo ospite, caro Orlando, se mi è consentito farei una domanda però di tenore diverso a Rafinha, e volevo chiedere, in un percorso quasi perfetto ci sono stati dei piccoli nei, alcune riprese, penso a quella di Dosson, che poi comunque è andata in porto grazie al gol finale di Wellington, e penso ovviamente a quella dell'unico KO stagionale, dove l'Acqua e Sapone ha vestito un po' i panni del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Volevo sapere da lui se a suo parere era una casualità di queste riprese dello stesso tenore del primo tempo, se era un fattore mentale oppure uno fisico ad aver condizionato quelle prestazioni. Penso che poi quando ti sta giocando così tante partite di fila all'inizio, quando le cose iniziano a andare bene, poi anche le altre squadre iniziano a studiare la squadra un po' meglio. Tante le squadre hanno messo noi un po' in difficoltà, noi avevamo degli difetti, delle cose che dobbiamo migliorare, e loro hanno sfruttato questa occasione. Grazie. Mattia, allora parliamo anche un pochino con te, tu sicuramente sarai informatissimo sul campionato perché sei un grande appassionato, ti aspettavi l'Acqua e Sapone nuova, rinnovata, anche se molto rinforzata, subito in grado di mettersi dietro tutti, compreso il Pesaro? Onestamente da una parte sì, perché al di là di, come diceva Raffa prima, che parliamo comunque di un gruppo che ha tanti giocatori nuovi, però sono tanti giocatori che ormai hanno esperienza pluriennale, quindi poi è più facile, diciamo, quando hai tanta esperienza in un gruppo così è più facile poi trovare prima la chimica, no? Quindi mi aspettavo sicuramente una Acqua Sapone fortissima già da subito, così è stato, così sta dimostrando in questa prima parte di campionato, quindi sì, Orlando, la risposta è assolutamente sì. Volevo fare una riflessione, diciamo, un po' più nel dettaglio. Queste partite dell'Acqua Sapone
secondo me ha confermato, sta confermando di essere una squadra dal potenziale offensivo devastante, una squadra che quando accelera e quando riesce a trovare due o tre situazioni di gioco a lei congeniali riesce a farti 3-4 gol anche in due minuti effettivi di partita. È una squadra che però diciamo contemporaneamente nelle ultime gare, come diceva anche il collega prima, ha evidenziato anche un po', diciamo, delle pause. Forse ci sono alcuni momenti in cui abbassa un po' il ritmo, come si dice, si piace un po' troppo e presta il fianco, magari abbassa un po' l'intensità, e questo permette agli avversari di tornare in partita, come è successo per esempio con il mi permetto di dire brutto secondo tempo del Pallaricopiano contro la Symbios Petrarca, e come è accaduto anche in alcuni tratti ieri, quando la partita con la Meta sembrava in controllo nel primo tempo, poi in realtà un paio di episodi si è caricata un po' di falli, quindi ha ancora, diciamo, alcuni momenti della partita in cui abbassa un pochino l'intensità, e chiaramente poi a quel punto gli avversari non stanno a guardare. Abbiamo visto nel frattempo un gol di Rafa ieri sera contro il Catania, sì, di sinistro, ma tu sei destro, abbiamo anche... Sì, sì. Chiarito questo, ma non disdegni di segnare anche col sinistro. Rafa, Mattia dice che ci sono dei momenti di pausa, dei momenti in cui forse vi staccate un po' la spina perché vi piacete un po' troppo, nel senso che vi specchiate giocando tanto bene, segnando tanti gol, poi in alcuni momenti forse tirate un po'... il freno, no? Vi specchiate troppo, secondo te è questo il problema? Non dico così un problema, però noi abbiamo una squadra molto tecnica, sì, che sicuramente proviamo sempre a gestire la partita e mettere noi il ritmo della partita, poi sempre iniziamo forte all'inizio, prendo 2-3 gol di vantaggio, poi di solito quando prendiamo un gol ci mettiamo un po' in difficoltà, anche noi sappiamo di questo, che dobbiamo lavorare su questa cosa di mantenere la concentrazione tutta la partita, perché se continuiamo tutta la partita in questo ritmo è difficile di battere. 72 gol segnati in 12 partite, ti era mai capitato di giocare in una squadra che segnava così tanto? No. E qual è il segreto di tanti non gol? Non ero mai giocato in una squadra che segnava così tanto, io penso che anche perché abbiamo giocatori che sono abituati a fare tanti gol in una stagione, come Luca Young, anche Murilo quest'anno sta sendo tanto, e sono contento di giocare insieme a questi giocatori. Rocco, non so se hai qualche curiosità per Rafinha, sì. Anche Luciano, potete andare quando volete a ruota libera. Io chiedo a te nel frattempo, per quello che hai visto in tutto il girone d'andata, il campionato, secondo te dove si sta dirigendo? Cioè, ci sono delle alternative all'Acque Sapone al Pesaro, oppure poi tra qualche mese vedremo un dualismo estremo, cioè solo tra queste due squadre? Ma, Orlando, mi rifaccio a quello che dicevo prima, nel senso che comunque dell'Acque Sapone ai vertici della classifica non bisogna meravigliarsi, e mi meraviglio, mi sorprendo un po' del fatto che ci sia questo gap con le inseguitrici. Il campionato finora ha detto così, che c'è un Acque Sapone che domina la stagione, e ci sono delle inseguitrici che cercano di arrabattarsi, che cercano di mantenere il passo. È come se l'Acque Sapone stesse facendo un campionato a parte e gli altri stanno facendo il campionato all'insegna dell'equilibrio. Però questa considerazione la volevo abbracciare con una curiosità mia, e che volevo chiedere a Rafinha l'impatto dell'allenatore Scarpitti su questa squadra. Un allenatore al primo anno all'Acque Sapone, e quindi volevo sapere che cosa vi aveva dato e che tipo di futsal diverso state facendo rispetto al passato. Lui ha dato un impatto molto buono, perché per essere un allenatore nuovo nella Serie A anche lui c'è voglia di crescere, di restare in una squadra di questo livello. Lui c'è un modo di giocare un po' diverso da quelli che eravamo abituati, quasi tutti, no? Giocavamo, diciamo, in una difesa uomo, e con lui abbiamo tanta intensità, perché difendiamo, diciamo, praticamente uomo tutto campo, corriamo tanto,
E quindi eu penso que com esta intensidade é aquilo que está fazendo a diferença na nossa squadra, porque em defesa somos tanto agressivos e põe ataque, riusciamo a tener i palloni, a gestire, porque abbiamo giocatori com tanta qualità tecnica. E penso que questo está fazendo a diferença. Luciano, invece, che se hai sempre, ovviamente, tu puoi intervenire se vuoi chiedere qualcosa a Rafa, ma nel frattempo la riflessione è proprio su Rafa, che dopo 5 anni nel Rieti e 2 titoli vinti nel Rieti, però prima la Winter Cup e la Coppa della Divisione, è un giocatore probabilmente arrivato all'apice della maturità, che all'Acque Sapone deve cominciare a portare in bacheca qualche cosa di più pesante. Che cosa pensi tu, Luciano, di questo 2021? L'Acque Sapone può lottare per entrambi i titoli? Cosa succederà? Io innanzitutto, come ricordavo nel precedente intervento, avevo sin da subito dato l'Acque Sapone Unigross come la squadra da battere, non solo nel campionato ma anche poi per le final eight, benché la Coppa Italia sia un po' un capitolo a parte, perché con la formula alla quale è già abituato ci sono tante componenti che magari livellano il reale potenziale di tutte le squadre, e dunque ci sono troppi fattori che possono condizionare una vittoria o meno della competizione. Per quanto riguarda Rafinha, come giustamente detto tu, è arrivato all'Acque Sapone all'apice della sua carriera, ma sono molto convinto del fatto che possa e debba dare ancora di più, perché nelle sue qualità e nelle sue corde, e credo che abbia dei margini di miglioramento nell'inserimento della squadra, ma anche personali davvero importanti, in grado di far compiere un ulteriore salto di qualità a quella che secondo me è la vera corazzata del futsal italiano. E proprio a Rafa vorrei chiedere del suo impatto con il mondo Acque Sapone, se ha trovato poi quello che si era immaginato e quello che credeva potesse essere, avendo vissuto tante sfide con l'Acque Sapone negli scorsi anni. Quando sono arrivato a Rieti sono stato 5 anni lì, e anche la mia prima partita che ho visto di Rieti, quando non potevo giocare ancora, è stato Real Rieti e l'Acque Sapone a Palaroma. E da lì ho iniziato a seguire la squadra e sempre mi è piaciuto il modo che loro gestiscono la società. È una società seria, una società ambiziosa, e che mi è piaciuto a guardare la società con occhi diversi, di vedere le partite, perché è una squadra che è sempre arrivata fino in fondo in tutti i campionati, e per me è un piacere molto grande giocare in una società così. Rafa, Coppa Italia o Scudetto? Se dovessi oggi mettere un fogliettino in tasca, scegliere quale delle due competizioni vincere, cosa sceglieresti? Se si può vincere tutte e due è meglio, però se devo scegliere per forza uno, sicuramente Scudetto. Tu hai giocato una finale poi con il Rieti, vero? Sì, ho giocato una finale, se non mi sbaglio, 5 anni fa contro Asti. E abbiamo perso, però è stata un'esperienza unica per me, perché è stato il mio primo anno con l'Italia, e sono anche fortunato del mio primo anno con l'Italia, ho vinto la Winter Cup e sono arrivato anche alla finale di Scudetto. Matti, Rafa era semifinale di Winter Cup, e tra l'altro Orlando, prima partita giocata tra Rafinha con i Rieti, cioè semifinale e finale di Winter Cup, se non ricordo male, sono state le prime due partite di Rafinha a Rieti. Non so se lui può confermarmi questa cosa, ma sì, credo di sì. Sì, è stata la mia prima partita con il Rieti, perché lì era aperto il mercato, no? Il mercato a metà. Esatto. E il Winter Cup facevamo sempre in dicembre, lì 22, 23 di dicembre, quindi ho fatto la mia prima partita in semifinale contro il Montesilvano. Esattamente, sì, ricordavo bene allora. questo si collega molto bene a quello che volevo chiederti, perché Rafa è un giocatore molto competitivo, ed è stato capitano poi anche del Real, però non è un giocatore appariscente, cioè non è un giocatore che scrive tanto sui social, non è un giocatore che
si nota più di tanto dal punto di vista mediatico, però è un giocatore che ha una estrema concretezza e che poi tra l'altro rende ancora di più in partita rispetto all'allenamento. Non so se tu, che l'hai visto per tanti anni allenarsi e lavorare a Rieti, sei d'accordo. Sì, sono assolutamente d'accordo. Rafinha è uno di quei casi in cui l'uomo fuori dal campo rispecchia più che altro il giocatore in campo, nel senso che è uno che è poco, come dicevi tu, è poco appariscente, però fa le cose giuste. Questo sia per come uomini, ma anche come giocatori, è una cosa molto importante. Quindi sì, sono assolutamente d'accordo con quello che dice Renato. Rafa, è questo, abbiamo indovinato un po' la tua descrizione, vero? Cioè sei un ragazzo, un giocatore che non ama più di tanto, no, apparire o essere in copertina, che però fa parlare il campo, si dice in gergo. Certo, io cerco sempre di lavorare, di fare il mio massimo dentro dal campo. Io lo so che non è sempre che le cose riescono ad andare bene, però io provo sempre di fare il mio, di dare il massimo per aiutare la squadra. E poi io lo so il mio spazio nella squadra, lo so il mio ruolo dentro della squadra, quello che devo fare, e questa è la cosa più importante. Come si sta in uno spogliatoio con tanti giocatori importanti, anche di personalità? Luca Jan l'avevi conosciuto a Rieti, ma c'è Mammarella che è riconosciuto in tutto il mondo, Murillo che è da 13 anni con questa maglia, quindi è un leader. Come si entra in uno spogliatoio come questo? Ah, è bello stare in uno spogliatoio così con tanti campioni, no? Io sono fortunato di giocare insieme a loro, avevo già giocato tante volte contro, sempre ammiravo tutti quelli, e adesso giocando insieme è ancora più bello, e questa è una cosa che abbiamo di forte nella nostra squadra, che abbiamo un spogliatoio con tanti campioni, loro sono abituati a vincere, per questo siamo una squadra tanto competitiva. Noi con la regia andiamo a rivedere nel frattempo anche un po' le immagini di Pesaro a Questapone della settimana scorsa, e perché è stata una partita spettacolare, bellissima, riconosciuta da tutti sotto questo punto di vista, finita 1-1 con un pareggio importante. Allora voglio chiedere a Rocco e poi anche a Luciano. Intanto Rocco, qual è la fotografia secondo te del campionato in generale, del futsal italiano, dopo aver visto Pesaro a Questapone? La fotografia è quella solita, diciamo che comunque di un campionato abbastanza competitivo, forse con delle novità, ma anche con delle certezze, che sono che in primis quella della Questapone. Forse ci si aspettava qualcosa in più dal Pesaro, ecco, però in questi casi bisogna, io ho parlato prima di una Questapone che sta facendo un campionato a parte, in questi casi bisogna verificare sempre se è troppo forte la Questapone o non c'è abbastanza concorrenza da parte delle rivali. Questo lo sapremo, lo scopriremo soltanto con il tempo. Però ecco, a livello di movimento c'è comunque, l'Italia rappresenta una certezza, e lo è a maggior ragione la Questapone in questo contesto. Ma io volevo chiedere anche al tuo ospite, a Rafinha, tra tutte le squadre che avete incontrato, meno male avete incontrate tutte finora, qual è la squadra che ti ha fatto la migliore impressione, e soprattutto quale pensa possa essere la squadra con la quale confrontarsi per il discorso scudetto fino alla fine? Abbiamo giocato contro tutte le squadre, c'è tante squadre con qualità, tante squadre che penso che ancora, secondo me, il secondo turno sarà ancora più difficile, perché è aperto ancora il mercato, penso che qualche squadra va a rinforzare con altri giocatori, e tutti si conosciamo adesso, si conoscono tutte le squadre, penso che tutte le squadre devono alzare un po' il livello per mantenersi. Io penso che
Pesaro, secondo me, è una squadra che gioca da tanto tempo insieme, sono giocatori che giocano da 4-5 anni insieme, anche allenatori lo stesso, quindi hanno un modo di giocare e quello non cambia, noi tutti sappiamo di questo. È una squadra abituata a vincere e penso che loro giocheranno con noi fino alla fine per tutto il campionato. Posso fare un'altra domanda, Orlando, Prego, perdonami. prego, prego, In Rocco. questo, a Rafinha, in questo contesto del campionato di Serie A, secondo te il discorso della pandemia, se e come ha inciso? Come? Non so. Il problema del Covid, come ha inciso in questo campionato? Secondo me è stato difficile per tutti noi, no? Principalmente per quelle squadre che hanno, come posso dire, che hanno un po' struttura un po' più bassa della nostra, quindi quelle soffrono di più. Noi non abbiamo sofferto tanto perché abbiamo una società che ci può dare tutto e quindi per questo penso che non abbiamo sofferto tanto. Tra l'altro il futsal, devo dire, ha dato un bellissimo esempio, noi l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, perché non si è fermato, ha rispettato i protocolli, ha investito almeno sotto questo punto di vista ed è stato, insieme alla Serie A di calcio e al calcio professionistico, uno dei pochi sport che sta andando dritto per la sua strada e sta svolgendo la stagione in maniera regolare. Luciano, Orlando, parlando è uno anche... dei, perdonami, Prego. è uno dei motivi per cui ti dicevo prima che comunque l'Italia a livello di calcio a 5, anche nel resto del mondo, è una certezza e il campionato di Serie A ha un suo fascino, un suo interesse, perché ha delle basi solide che le permettono di andare avanti anche in un contesto difficile come quello che stiamo Sì, attraversando. tra l'altro anche in periodo elettorale, quindi senza i vertici Se della non sbaglio, divisione. l'11 gennaio si voterà. Sì, l'11 gennaio si voterà, quindi si rimetterà tutto probabilmente, insomma, tutti i tasselli al Avremo un nuovo proprio governo del calcio a posto. 5. Come? Dicevo, avremo un nuovo governo del Un calcio a nuovo 5 con governo una del calcio a speranza che dia 5, quindi con... impulso al movimento. Sicuramente, assolutamente ci sarà, speriamo, un bellissimo 2021, ovviamente per l'acqua e saponi grossi e per tutto il movimento. Luciano, anche con te una riflessione sul Pesaro. Tu tra l'altro conosci bene Colini e tanti protagonisti di quella squadra, hai lavorato nel Pescara Calcio a 5, ma non è che il Pesaro in queste settimane, in questo periodo, comunque ha un po' il freno tirato perché c'è questa partita di gennaio a Parigi contro Ricardinho che è un po' un chiodo fisso? Sì, Orlando, io ho sempre pensato che la prima parte di stagione del Pesaro potesse essere condizionata dagli impegni in Champions e dunque la mente proiettata anche a quella sfida storica che attende Collini e la sua squadra. Detto questo, c'è da dire sì. Mai dare per morto il Pesaro, mai dare per morto Colini. Però credo che il nucleo squadra marchigiano sia, per quanto solido e rodato, sia anche un po' usurato dal trascorrere del tempo e anche dalla cura Colini, perché sappiamo perfettamente che con un tecnico così esigente e perfezionista, quello che è un po', tra virgolette, un martello anche a livello nervoso, oltre che fisico, dopo un ciclo anche importante come quello vissuto dal Pesaro, si possa avere un calo. È accaduto anche nelle precedenti esperienze di Colini, qui in Abruzzo a Pescara e prima ancora a Montesilvano, e credo dunque che anche questo fattore possa giocare un ruolo decisivo in questa stagione. Mattia, lo chiedo anche a te, pensi che la Champions stia togliendo a livello mentale e nervoso qualche cosina al Pesaro di oggi? Tra l'altro tu l'hai vissuta, voi l'avete vissuta Rafa con il Rieti, no? Un'esperienza di Champions anche molto brillante, quasi sfiorato per poco, un risultato clamoroso. Quante energie toglie la Champions fino a quando non hai terminato l'esperienza o anche dopo, durante una stagione? Quante energie toglie e quante ne richiede?
Sicuramente questa formula attuale, mi permetto di dire, è ancora più logorante, Orlando, perché prima con le fasi a gironi comunque tu sapevi che mentalmente staccavi con il campionato in quella settimana, ti dovevi dedicare solo ed esclusivamente alla Champions. Adesso con queste partite, sempre ad eliminazione diretta, che saranno anche, immagino, verosimilmente a difficoltà sempre crescente, è chiaro che un po' la testa tende ad andare, soprattutto se stai per incontrare, insomma, Velasco, Ricardinho e compagnia bella. Quindi chiaramente è una sfida affascinante che ti assorbe a livello mentale. Però, volendo fare, insomma, una riflessione sul Pesaro, mi sembra di vedere una squadra in crescita. Ervas al suo maggiore termine, ho visto la partita d'esordio contro il Mantova, dove al di là della bravura del Mantova mi era sembrato di vedere una squadra un po', diciamo, scarica. Adesso invece vedo che sta recuperando condizione e credo anche le giuste motivazioni. Poi a quei giocatori, è vero, come diceva prima Luciano Rapa, che insomma la cura Colini tende ad essere un po' logorante nel tempo, però il Pesaro a quei giocatori che poi la partita importante, la partita pesante, difficilmente la sbagliano. Quindi insomma, al di là di quelli che saranno i verdetti della regular season, se devo trovare un antagonista numero uno all'acqua e sapone, anche non al top della condizione, metto sempre assolutamente il Pesaro. Rafa, anche a te chiedo, sei d'accordo con quello che dice Mattia? Alla fine il Pesaro, anche quando non è al top della condizione, è sempre un avversario di altissimo livello, no? Sì, è un avversario di altissimo livello, loro hanno tanta esperienza e poi a di là se loro sono primi, secondi, terzi in classifica, anche ottavo, e poi quando arriva il playoff è tutto un altro campionato, un altro discorso, e lì loro sono abituati a giocare questo tipo di partita. Quindi bisogna farsi trovare pronti, al di là di come finirà la classifica della regular season. Certo, dobbiamo trovarsi sempre pronti, perché sappiamo che contro di loro non si può sbagliare, anche in gioco così decisivo, perché loro sono abituati, loro hanno giocatori che hanno tanta esperienza, hanno campioni del mondo, giocatori che hanno vinto la Champions, quindi sono giocatori che sono proprio decisivi. Con Rocco e con Luciano un rapidissimo giro per commentare anche il momento della Colormax, sconfitta a Eboli, ma comunque con questi 8 punti più o meno rimane in vita, aggrappata all'obiettivo salvezza. Rocco, come giudichi il cammino della Colormax Pescara? Mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo dalla Colormax, come dicevate anche voi da studio, come diceva anche Rafinha, poi la prima fase è sì indicativa, però comunque c'è un girone di ritorno in cui si può cambiare il ritmo, ed è quello che mi aspetto io dalla Colormax. Ripeto, stiamo parlando di un'altra dimensione rispetto all'acqua e sapone, però penso che ci siano margini di miglioramento, perché Palucci possa incidere ancora di più sulla squadra e farla venire fuori nel girone di ritorno. E Luciano, che pensi, la Colormax riuscirà anche quest'anno a centrare l'obiettivo salvezza? Tra l'altro, possiamo dirlo, c'è un nuovo acquisto che è Belloni, arrivato dal Mantova, giocatore italiano, marchigiano, ieri non ha giocato, si è allenato a parte, infatti lo abbiamo visto al palazzetto prima della partita dell'Acqua Saponi Gross, dalla prossima sarà a disposizione di Palucci. Sì, Orlando, io credo che in casa Colormax ci siano tutte le possibilità per vivere una seconda parte di stagione di tenore opposto rispetto a questa prima parte, che francamente è stata abbastanza deludente. Ci sono delle attenuanti per questo cammino molto zoppicante da parte dei biancazzurri di Palucci, penso soprattutto alle prime gare, ai continui rinvii che poi hanno chiaramente non consentito alla truppa di trovare il ritmo giusto, di sperimentare sul parquet e in partite vere le nuove alchimie. Ricordiamoci che quando le altre avevano già messo almeno un paio di partite nelle gambe, la Colormax è stata ferma al palo per i rinvii causa positività nei roster avversari. Questo secondo me ha inciso parecchio.
Certo è che adesso bisogna necessariamente cambiare la marcia, ce ne sono le possibilità e soprattutto non vedo tra le contendenti all'obiettivo dei biancazzurri delle squadre nettamente superiori alla Colormax, quindi credo che sia assolutamente nelle corde della banda di Palucci centrare anche quest'anno l'obiettivo stagionale. Al momento la più tignosa sembra essere questo Ostia, che anche ieri ha pareggiato a Matera contro il CMB. Rafa, la Colormax, tanti amici oltre che colleghi e vicini di casa, perché giochiamo tutti nello stesso palazzetto e lavoriamo tutti i giorni. Riuscirà a centrare la salvezza? Ha avuto anche tanti infortuni, ricordiamo quello molto grave di Wainu che salterà praticamente tutta la stagione per tante settimane fuori Dudu Morgado. Riuscirà la Colormax a centrare la salvezza? Io spero che sì, ho tanti amici che giocano lì, siamo sempre insieme lì al palazzetto perché ci alleniamo nello stesso palazzetto, no? Spero che loro riescano a arrivare a salvezza e a raggiungere gli obiettivi loro. Loro hanno avuto qualche sfortunio, no? In questo primo girone, hanno tanti giocatori infortunati, quello di Guenuno che è un bravissimo giocatore, e poi una squadra così quando ci manca qualsiasi giocatore fa tanta differenza. Con l'aiuto di Dino D'Angelo in regia adesso andiamo a vedere la pagina Facebook di Futsalotto della nostra trasmissione, vi invitiamo tra l'altro a mettere mi piace per essere sempre aggiornati, anche per rivedere poi le puntate che verranno pubblicate su YouTube on demand, quindi per chi non potesse seguire in questo momento su Rete 8 Sport. Un paio di domande per Rafinha. Una è del nostro tifoso Donato, che ti fa i complimenti per il gol e ti chiede: vediamo ancora dei piccoli errori difensivi, secondo te da cosa dipende? Secondo me lì errori difensivi ci capita in partite, perché se nessuna squadra sbaglia sicuramente la partita finiva 0-0, quindi certo che dobbiamo correggere nell'allenamento, dobbiamo sapere quello che stiamo sbagliando in difesa per lavorare nell'allenamento e per provare di non sbagliare in partita. E poi c'è Alex che ti dice: ti ricordi quando ti dicevo sempre che ti volevo nell'acqua e sapone, il mio sogno si è avverato, sei fortissimo, ti conoscevo da Rieti, secondo te possiamo battere il Pesaro e vincere tutto? Secondo me abbiamo visto già in questa partita, che è stata una partita pari di igualtà, no? Due squadre grandi che provano a vincere a tutte costi questa partita. Ormai siamo tutti conosciuti, giochiamo da tanto insieme contro, però penso che abbiamo qualità e abbiamo il gruppo per vincere il Pesaro. Bene, allora ci fermiamo per qualche secondo, ci vediamo il promo e poi torniamo per la parte finale di Futsalotto. Eccoci di nuovo in studio, parte finale di Futsalotto, l'ultima puntata del 2020. Allora, andiamo a vedere il prossimo turno dell'Acqua e Sapone Unigros, che è la prima giornata di ritorno. Si giocherà martedì 5 gennaio al Palla Rigopiano alle ore 20 in diretta su Rete 8 Sport. Arriverà la Sandro Abate Avellino con tanti ex, Ercolessi, Nicolodi e ora anche Jonas Pinto. Mattia, il 5 gennaio insomma si ricomincia con una partitissima, perché la Sandro Abate si è già messa nelle prime posizioni alla fine del girone d'andata e partiva fin dall'inizio per dare fastidio a tutti lassù in vetta. Confermando, Orlando, perché è una squadra comunque secondo me ben attrezzata, ha ribadito la sua volontà di lottare per le zone alte andando a prendere Jonas dopo l'infortunio di Villalba, no? Quindi direi
tutt'altro che una soluzione di ripiego, anzi forse ha aumentato ancora il tasso di qualità e di esperienza della squadra, quindi secondo me questa è un'operazione che insomma voleva ribadire da parte della Sandra Abate: ci siamo anche noi per le zone alte della classifica. Rimango dell'idea che Pesaro e Acqua e Sapone abbiano qualcosa, siano diciamo un gradino più su rispetto a tutte le altre, per esperienza, per completezza, per profondità, per lunghezza della rosa, quindi questo assolutamente da una parte. Dall'altra, se devo diciamo creare un gruppo di squadre che potrebbero dare fastidio, la Sandro Abate ci va sicuramente dentro, così come ci va dentro la Symbios Petrarca, che secondo me è un'altra squadra che con un diciamo, se riuscisse ad allungare un pochino le rotazioni avrebbe qualità, qualità importanti. Occhio anche ad un'eventuale risalita, secondo me, insomma, della Meda Catania. E poi la squadra più fastidiosa, uso questo termine per eccellenza, resta la Came, che ha una guida tecnica e un gruppo ormai che porta avanti da anni, fa pochi innesti ogni anno, ma tutti mirati e secondo me funzionali a quello che è diciamo il gioco della squadra, ed è una di, appunto, di quelle squadre estremamente fastidiose, soprattutto in una partita da dentro fuori. Perfetto, grazie per questa panoramica. Chiudiamo con te anche con una battuta: sei tu che hai copiato i baffi a Rafa o Rafa li ha copiati a te? Ma guarda, credo che io le abbia copiate a Rafa, dai, mettiamola così. Perfetto, va bene. Mattia, grazie tante. Allora, noi siamo proprio in chiusura con Rocco Coletti. Intanto, se Dino D'Angelo ci fa vedere la classifica della Serie A femminile, e poi vedremo anche quella della Serie A 2 Girone C. Allora, una riflessione ciascuno con i nostri ospiti sulla Serie A femminile che ha giocato il Montesilvano a Santo Stefano nel Boxing Day a Salso Maggiore, sconfitta per 1-0 contro il Falconara nel big match. Ora il Falconara ha preso un po' il largo con 23 punti, però il Montesilvano ha due partite in meno, una in meno il Falconara, quindi c'è margine per rientrare. A Luciano Rapa voglio chiedere il punto sul Montesilvano femminile, quanto pesa questo KO con il Falconara? Pesa tanto, a mio parere. Ho avuto modo di seguire la partita, molto deludente la prestazione delle biancazzurre, a mio parere, in una partita tignosa, una partita spigolosa, dove il fulcro del gioco del Montesilvano è stato ottimamente bloccato da Falconara, un Falconara che ha avuto una Taci in versione deluxe, la conosciamo bene per i suoi trascorsi biancazzurri, oltre che nelle altre esperienze nel campionato italiano. Non mi aspettavo un contenuto della prestazione del genere da parte del Montesilvano. Certo è che ha tempo e modo di recuperare, perché almeno sulla carta credo che non ci sia una compagine in Serie A dello stesso livello qualitativo della squadra di Gonzalo Sant'Angelo. La femminile tornerà in campo dopo l'Epifania, quindi ne parleremo dettagliatamente nella prima puntata nel 2021 di Futsalotto, che invece andrà in onda proprio la sera del 6 gennaio. Con Rocco, vedendo invece la classifica della Serie A2 Girone C, quella in cui milita la Tombesi Ortona, e Rocco, essendo un ortonese doc, esprimerà il suo pensiero sulla squadra della sua città. La Tombesi Ortona, che è seconda con 13 punti, primo il Manfredonia a 19, seguita da Cusmolise e Gubbio a 12. Tornerà in campo anche la Tombesi dopo l'Epifania. Allora, Rocco, la Tombesi potrebbe centrare questo storico traguardo della Serie A quest'anno? La stai seguendo? Che idea ti sei fatto? Ma, prima di tutto c'è da fare complimenti alla famiglia Tombesi, che con risorse finanziarie, con spirito di sacrificio, sta portando avanti questo progetto che dà lustro alla città di Ortona. Io aggiungerei anche la serietà con cui sta perseverando in questo obiettivo. Poi i risultati a volte vengono, a volte non vengono, ci possono essere anche delle cause. Comunque c'è un progetto che viene portato avanti e di questo bisogna dare atto
alla famiglia Tombesi. Quest'anno ci sono stati anche qua ci sono stati dei problemi, c'è stato un cambio di allenatore, ci sono stati alcuni rinvii, c'è stato il Covid che ha creato non pochi problemi. Diciamo che laddove una società è maggiormente strutturata i problemi si notano di meno, più si scende di livello e più i problemi si notano, quindi a maggior ragione bisogna dare atto alla Tombesi di fare grossi sacrifici per mantenere questa squadra ad alti livelli. Diciamo che anche in questo caso ci si aspetta una seconda fase della stagione ancor più positiva dopo qualche battuta a vuoto del girone d'andata. Rafa, allora un paio di giorni di riposo per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, poi si torna in campo per preparare la partita con la Sandro Abate Avellino. Che partita ci dobbiamo aspettare? Che avversario arriverà al Palarigo Piano? Arriverà un avversario duro, è una squadra che c'è tanta qualità, è una squadra organizzata che ha cambiato anche il guido tecnico, no? Se non mi sbaglio. Sì, io già ho lavorato con lui a Rieti, lo so come lavora. Batista. È una squadra abbastanza competitiva, con giocatori di ottima qualità. Io mi aspetto una partita difficilissima, che sono sicuro che sarà, perché io sapevo che loro arriveranno nella parte sud della classifica e sicuramente sarà una bella partita. Ok, lascio a te il compito di fare gli auguri di buon anno a tutti gli amanti del futsal in Abruzzo e non solo, in tutta Italia. Volevo fare un auguri di buon anno a tutti gli abruzzesi e aspettiamo che 2021 sia un anno diverso di quello del 2020, con meno difficoltà, e speriamo che passa questo Covid e che più presto possibile possiamo riempire tutti i palazzetti dell'Italia. Bene, allora grazie a Rafael Rizzi Rafinha, grazie a Rocco Coletti del quotidiano Il Centro, grazie a voi, buonasera. A Luciano Rapa del quotidiano Il Messaggero Abruzzo. Grazie a voi, buonasera. E a Mattia Esposito da Rieti, grazie Mattia, alla prossima. Grazie a voi, grazie davvero. Un felice 2021 a tutti gli amanti del futsal e a tutti gli amici di Rete 8 Sport, da Orlando D'Angelo e da Futsalotto. Buon anno e alla prossima puntata mercoledì 6 gennaio.